Dal Vangelo di Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di due domeniche fa ci ha presentato Gesù che torna nel suo paese natale, a Nazareth, e lì entra nella sinagoga e fa il suo discorso. Le persone all'inizio si meravigliano, si stupiscono, ma non è una meraviglia positiva, uno stupore bello. È piuttosto il modo di ragionare di chi non vuole ascoltare e dice: «Ma fino a pochi mesi fa tu hai fatto il carpentiere e ora vuoi fare il maestro della parola? Abbiamo i nostri scribi, abbiamo i nostri farisei, i nostri sacerdoti, le nostre guide spirituali, è meglio che tu vada via». Questo insuccesso rafforza Gesù nella realizzazione del disegno di salvezza che il Padre gli aveva affidato, ma poteva scoraggiare i suoi discepoli, i quali potevano pensare: «Ma se nemmeno i suoi paesani, nemmeno i suoi parenti lo ascoltano, chi mai potrà accogliere questo annuncio di un mondo nuovo, di una nuova umanità, di uomo nuovo? Forse è meglio che ce ne torniamo a pescare». Gesù non inizia una litania di lamentele, Gesù non inizia una litania di accuse contro i suoi compaesani, solo fa una constatazione: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. E poi immediatamente dà ai suoi discepoli un impegno importante. Manda i suoi discepoli in missione, li coinvolge nell'annuncio del regno, li coinvolge dando loro due compiti specifici: annunciare il Vangelo e scacciare i demoni. Il Vangelo di domenica scorsa ci ha raccontato proprio questo invio in missione, che potremmo definire, con i termini del sinodo che stiamo vivendo, una missione con lo stile della prossimità. Infatti li ha inviati a due perché tutti comprendessero che era la comunità ad inviare i missionari e perché si potessero fare ancor più vicino alle persone nelle varie situazioni di vita concreta che avrebbero dovuto affrontare. Oggi c'è il ritorno da questa missione. Gli apostoli sono andati, hanno annunciato il Vangelo, hanno scacciato i demoni, adesso tornano da Gesù, e questo passaggio è fondamentale. Questo è un passaggio che purtroppo tante volte alle nostre comunità e a noi manca: il passaggio della verifica, il passaggio del confronto con Gesù, il passaggio dello stare in un luogo deserto, in disparte, insieme con Lui, noi da soli. Diamo per scontate troppe cose, mentre invece questo appuntamento dovrebbe diventare abituale per ciascuno di noi, per noi sacerdoti e vescovi, per i religiosi e per le religiose, per gli operatori pastorali, ma oserei dire per tutti i credenti che in forza del battesimo sono chiamati ad annunciare il regno, il Vangelo di Dio e a scacciare i demoni. Come era andata la missione?
nel Vangelo di Marco non ci viene raccontato, ma dal Vangelo di Luca sappiamo che la missione era stata entusiasmante, i frutti erano stati abbondantissimi. Sappiamo che i discepoli tornano da Gesù felici, raggianti per quello che avevano fatto, per quello che avevano detto. Gesù dice loro però di non gloriarsi di questo successo davanti agli uomini, ma di ringraziare il Signore perché i loro nomi erano scritti in cielo, perché erano figli amati dal Padre, amati di un amore gratuito, amati di un amore assoluto. E quindi i discepoli, tornati da Gesù, cominciano a raccontare. Raccontano quello che avevano detto, quello che avevano fatto. Se dovessimo trovarci noi nella stessa condizione di questi discepoli, cosa racconteremmo? Potremmo raccontare di aver scacciato i demoni? Più volte ci siamo detti che al tempo di Gesù, quando si parla di demoni, di spiriti immondi, di spiriti impuri, non si fa necessariamente riferimento al diavolo, ma si fa riferimento a tutto ciò che di male è presente nella nostra esistenza, a tutte le tensioni che noi abbiamo nel nostro cuore e che a volte ci disumanizzano, ci fanno fare scelte sbagliate, ci fanno compiere azioni non belle e quindi ci fanno fondamentalmente del male. I demoni che dobbiamo scacciare sono quelli dell'egoismo, dell'orgoglio, della superbia, dell'attaccamento al potere e alla ricchezza, della vita immorale. E questi demoni possono essere scacciati soltanto attraverso l'annuncio del Vangelo, perché questi demoni e il Vangelo insieme non possono stare. Se ci sono questi demoni, vuol dire che non c'è il Vangelo. Se c'è il Vangelo, questi demoni debbono andar via. Infatti, il demone dell'orgoglio potrebbe dire a ciascuno di noi: batti i pugni sul tavolo, fa valere il tuo potere, approfitta della situazione. Il Vangelo ti dice: ama, mettiti al servizio, dialoga, cerca di comprendere la persona che hai di fronte, mettiti a disposizione per farle del bene. L'egoismo potrebbe dirci: approfitta per arricchirti, pensa soltanto a te stesso, non ti curare degli altri. Il Vangelo ti dice: questo non è possibile, ama il prossimo tuo come te stesso. Se la nostra predicazione del Vangelo non porta questi frutti, cioè non fa sparire questi demoni, vuol dire che noi il Vangelo o non lo stiamo annunciando o lo abbiamo annacquato. Abbiamo tolto da esso le pagine più significative, più importanti, lo abbiamo disinnescato da tutta la potenza che si porta dietro e che trasforma la mente e il cuore dell'uomo che lo ascolta e che lo accoglie. Davvero, questa domenica, in questa estate così calda, è un'occasione per farci un esame di coscienza. Altrimenti corriamo il rischio, come dice San Paolo, di faticare invano, di camminare senza una meta. Tornare da Gesù è ciò che ci chiede il Vangelo di oggi. E Gesù comprende la nostra fatica, Gesù comprende anche la nostra gioia, per noi Gesù comprende a volte anche le nostre delusioni e per questo ci dice: rimani con me, anzi andiamo a trovare un luogo deserto in disparte. Il deserto, l'essere in disparte, ovviamente richiama l'intimità con Gesù, ha un legame con Lui come quello dello sposo con la sposa, ha un rapporto che non è quello del datore di lavoro con l'operaio che deve semplicemente rendere conto di ciò che ha fatto, ma quello dell'innamorato che apre il suo cuore all'innamorata, che apre la sua vita e
entra in comunione totale con il suo sposo. Ecco, questo il Signore ci chiede di fare. Altrimenti corriamo il rischio non soltanto di fallire noi nella nostra esistenza, ma di non aiutare le persone che intorno a noi vanno e vengono. Quante volte nelle nostre comunità parrocchiali, nei luoghi di aggregazione, lì dove la comunità si riunisce, ci sembra che le persone vadano e vengano senza sapere bene quello che cercano. Oh, quante volte vediamo persone che vanno e vengono per cercare cose secondarie, marginali, oserei addirittura dire futili. A noi, dopo esserci confrontati con Gesù, spetta dare la direzione giusta a queste persone. A noi spetta riindirizzare queste persone sulla via della vita, affinché non si perdano dietro a cose, per quanto belle, non fondamentali. Tante nostre attività sono belle, ma non sono significative. Tante nostre attività ci impegnano, ci fanno faticare, ci fanno sprecare un mucchio di energie, ma poi quando andiamo a stringere non hanno prodotto nulla. Abbiamo realizzato degli eventi, ma non abbiamo aperto un percorso che vada verso il fratello, un percorso che vada verso il Signore. E invece Papa Francesco nella Evangelii Gaudium ce lo aveva detto: non si debbono occupare degli spazi, occorre aprire dei cammini. E allora andiamo con Gesù, saliamo con Gesù sulla barca, che come sappiamo è il simbolo della Chiesa, e portiamo il Vangelo all'altra riva. Certo, Gesù voleva portarci in un luogo in disparte, nel deserto. Per questo abbiamo scelto la chiesa di Santa Maria Maggiore a Lanciano, appena riaperto, perché il suo stile, con la sua penombra, proprio ci dà l'idea di un luogo appartato, in disparte, in cui si può fare l'esperienza dell'intimità con il Signore. Ma quando arrivano in quel luogo lo trovano pieno di gente. Ci ha detto Marco, infatti, che da tutte le città le persone lo avevano anticipato Gesù, lo avevano preceduto, e quindi quando Gesù con i suoi discepoli arriva trova quello spazio non più deserto ma affollato. E allora, quando capitano queste cose, cosa ci chiede di fare il Signore? Quello che ha fatto Lui, e ce lo dice con tre verbi: scese dalla barca. Gesù non dice ai Suoi discepoli andiamo da un'altra parte, quando si accorge che quello spazio era occupato. Scende dalla barca, va incontro alle persone, perché le persone di ieri, come quelle di oggi, hanno bisogno di qualcuno che annunci il Vangelo, hanno bisogno di qualcuno che accenda la luce della sapienza di Dio sulla vita, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a percorrere la strada della vita e non la strada della morte, la via del bene e non la via del male. Poi, quando Gesù scende dalla barca, vede la folla, ci entra dentro, è vicino alla folla. Appunto, la missione con lo stile della prossimità fa sue le esigenze della folla, è presente in mezzo ad essa come il lievito per fermentarla, è presente in mezzo ad essa come il sale per dare ad essa sapore, è presente in mezzo ad essa come la luce per illuminare le tenebre della loro mente e del loro cuore. E tutto questo lo fa avendo compassione di loro. Il famoso verbo che spessissimo è presente in tutta la Sacra Scrittura, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, e che ci parla dell'atteggiamento della madre nei confronti del proprio figlio. Le viscere di misericordia, il sentire nell'intimità
la prossimità verso queste persone, l'amore verso queste persone, proprio come quello della mamma nei confronti del proprio bambino. Nell'Antico Testamento questo verbo, avere compassione, è sempre e solo di Dio. Nel Nuovo Testamento è sempre e solo o di Dio o di Gesù, ma è lo stile che dobbiamo imparare anche noi. Facciamoci fremere le viscere, abbiamo nel nostro cuore, nella nostra intimità, questo desiderio di far nostre le esigenze degli altri, i bisogni degli altri, di amarli davvero come li ama Gesù. Del resto è Gesù stesso che ce lo dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. È San Paolo che ce lo raccomanda: amatevi gli uni gli altri come vi ha amato il Signore, servitevi vicendevolmente, portate gli uni i pesi degli altri, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Questo deve essere il nostro stile, perché se le persone si trovano in questo stato, ci racconta il Vangelo di Marco oggi, è perché sono come pecore senza pastore. Le pecore, lo sappiamo, non hanno un campo visivo molto ampio. Ci dicono gli studiosi degli animali che possono vedere fino a 5 o 6 metri, per cui se non hanno una guida, fanno quello che fa la pecora che le precede. Se la pecora che le precede va verso un campo di erba verde, le vanno dietro, ma se va verso un burrone, le vanno dietro ugualmente. La presenza di una guida perciò è fondamentale. Non è che le guide non c'erano ieri, al tempo di Gesù. Ce n'erano tantissime. C'erano gli scribi, i farisei, c'erano gli anziani del popolo, c'erano i sacerdoti. Ma spesso, ci dice Gesù, come già ci aveva annunciato il profeta Ezechiele e come ci ha ricordato anche Geremia nella prima lettura della Santa Messa di oggi, spesso queste guide pensavano a se stesse piuttosto che al gregge che era stato loro affidato. Erano pastori che avevano interesse per le pecore, ma per usare le pecore a proprio vantaggio, dice Ezechiele, per vendere la lana, per vendere la carne, per vendere il latte. Toglievano la vita alle pecore per darla a se stessi. Quanto di più sbagliato, ieri e anche oggi. Non siamo perciò pastori come quelli che rimprovera Ezechiele, come quelli che rimprovera Geremia, come quelli che rimprovera Gesù. Cerchiamo di essere pastori secondo il cuore di Dio, indirizzando il gregge sulla via della vita, indirizzando il gregge all'erba verde e all'acqua fresca, cioè alla parola del Signore e alla condivisione dell'Eucarestia. Il nostro luogo in disparte perciò sia la nostra domenica, sia la nostra celebrazione. Lì tutti insieme possiamo ascoltare la parola che è parola di vita, possiamo condividere il pane che è il pane della vita. Buona estate!